24 di marzo, ben trovati ancora, Santa Caterina di Svezia quest'oggi. Ciao da Mauro, compleanni nati oggi, ricordiamo un grande calciatore, Johan Cruyff, che ci ha lasciato proprio oggi, 24 marzo, nel 2016, grande calciatore olandese, ovviamente dell'Ajax. Giornalista televisivo, sulla 7 nel caso, conduttore, 24 marzo 1968, lui è Corrado Formigli. Proverbio particolare oggi, ama chi ti ama se vuoi avere spasso, chi amare chi non t'ama è tempo perso. Ariete, la giornata odierna è in perfetta sintonia con il vostro temperamento. Tumultuosi, velocissimi nel cogliere al volo le situazioni, sarebbe opportuno afferrare la palla al balzo e chiarire il vostro pensiero a chi vi ha giudicato superficialmente. Toro, oggi continuerete a camminare con la testa girata ai ricordi del passato. Provate un'acuta nostalgia, forse a causa di una ricorrenza che vi ha trascinati nel mondo della vostra fantasia. Qualcuno non trova il coraggio di avvicinarsi a voi. Incoraggiatelo un po'. Gemelli, questa settimana il vostro aspetto fisico non è dei migliori. Vi sentite nervosi ed irritati, anche se non ne avete motivo. E per tutta la giornata, a dire il vero, non si prevedono schiarite. Potreste però cercare di tirarvi su di tono facendovi un piccolo regalo. Cancro, la luna, vostra consigliera, oggi vi guiderà per mano sull'onda del sentimentalismo. Sarete di notevole aiuto ad un'amica che vi chiederà consiglio per i suoi problemi d'amore. Il vostro parere riuscirà a sbloccare la situazione. Attenzione però a non essere troppo ansiosi. Leone, avrete voglia di spendere. Cercate di scegliere cose non eccessivamente vistose che alla lunga vi stancherebbero. Non cercate continuamente di essere al centro dell'attenzione. Stanchereste chi vi sta accanto con il rischio di non essere più ascoltati. Moderatevi. Vergine, chi non risica, non rosica. Quel lavoro non potrà venire a voi se non vi darete da fare a richiederlo. Ci sono ottime possibilità che vi venga affidato. Non siate sempre così intimiditi nell'esporvi. In fondo non avete nulla da perdere. Per acquistare energia, indossate qualcosa di rosso. Bilancia, oggi dovrete prendere un'importante decisione. Non continuate a tormentarvi su quale sia giusta e quale sbagliata, ma ditevi che ciascuna porterà solo conseguenze differenti. Cercate di avere più fiducia nelle vostre risorse. Vi sentirete più affettuosi del solito. Scorpione, sarete particolarmente forti in questo giorno. Fate attenzione al tipo di atteggiamento che userete nei confronti degli altri. Potreste dare l'impressione di parlare agli altri con termini di comando. Potrebbero esserci delle ribellioni per voi inattese. Sagittario, non limitatevi ad ascoltare le ansie di quella persona. Ha bisogno di ricevere da voi una massiccia dose di fiducia e sicurezza. Tutto bene nel lavoro, anzi qualcuno parlerà di nuove prospettive. Prestate molta attenzione, perché per voi in questo momento tutto è favorevole. Capricorno, non preoccupatevi eccessivamente se quanto detto a un amico è stato male interpretato. Presto capirà di avere mancato di fiducia nei vostri confronti e ve ne parlerà apertamente. La situazione economica migliora sensibilmente grazie ad alcune operazioni fortunate. Acquario, vi troverete nel bel mezzo di una disputa e sarete invitati a dire la vostra opinione. Fortunatamente sarete molto spigliati nel rispondere e riuscirete ad allontanare quella tensione che si era creata. Il vostro ottimo umore riuscirà a contagiare gli altri. Pesci, sarete costretti ad un'attenzione continua nel lavoro. Per voi sarà estremamente difficile mantenerla. Vi sentirete frastornati dalle voci di chi vi circonda. Non dimenticate che gli altri non stanno vivendo momenti come i vostri e quindi per loro è naturale chiacchierare tranquillamente.